Salve gente, nuovo video, continuiamo con un'altra API di Open Weather Map. Oggi vediamo l'API dell'Air Pollution. Allora, per quanto riguarda l'installazione del Common Key, se dovete farla da zero, vi lascio a video e in descrizione il link al video in cui tratto appunto l'installazione del Common Key. Per quanto invece riguarda l'installazione di Python e di Pip e dell'apertura dell'account gratuito su Open Weather, vi lascio anche qui a video e in descrizione il link al video relativo. Allora, passiamo a vedere il sito di Open Weather Map. Eccolo qui, lo vedete a video. L'API che trattiamo è questa che vedete evidenziata, Air Pollution API. Se cliccate API Doc, qui c'è tutta la documentazione dell'API. Quindi questa è l'API di oggi. Quindi andiamo a vedere i file. Li vedete? La struttura è sempre la medesima. Quindi installerete questo file qui, che è il Common Key principale all'interno della vostra home, oppure questo qui, che è il file di autostart dei vari Common Key che avete all'interno della vostra home, e all'interno della cartella .conkey, che appunto o create o trovate direttamente al link del video, al link del progetto che vi lascio in descrizione alla fine del video, installerete queste due cartelle. Quindi all'interno della vostra home, dentro la cartella .conkey, eccola qui, installerete questa cartella qui. Air Pollution non dovete considerarlo, io l'ho scritto appunto per differenziarlo. All'interno della vostra cartella .conkey ci saranno la cartella dei font, con questo qui da installare, l'ho evidenziato, la cartella weather. All'interno della cartella weather ci sarà appunto la cartella Open Weather Map, e all'interno di Open Weather Map c'è Air Pollution. Quindi questo qui è il file principale Python, e questi qui evidenziati sono i file che vengono creati. Ecco, gli altri file che vedete non li troverete, perché sono file che ho usato io finché facevo l'API. Allora andiamo a vedere cosa c'è all'interno dei vari file. Allora, il Common Key principale lo abbiamo, lo vedete. Quindi qui all'inizio c'è sempre il solito settaggio del Common Key, e poi qui inizia il Common Key. Qui carica il file Python e scrive l'intestazione. Come vedete, tutte queste istruzioni sono istruzioni che dicono al Conky di prendere le istruzioni Conky in un altro file. Poi, qui scrive i 5 giorni precedenti a oggi per quanto riguarda l'air pollution. Qui scrive il today e qui scrive i 5 giorni da oggi. Ovviamente, se voi non volete i 5 giorni precedenti, perché non siete interessati, non fate altro che eliminare questa parte. Vediamo il file Python. Qui fa sempre le importazioni di quello che serve. Qui dovete settare la vostra latitudine, la vostra longitudine e l'APD che troverete appunto all'interno del vostro account di Open Weather. Qui appunto fa questo serve per prendere i dati dal sito per quanto riguarda il today, la pollution di today. Questo invece prende i dati dal sito per quanto riguarda l'air pollution forecast, cioè per gli altri giorni. Qui prende la vostra home in automatico, qui setta tutti i percorsi. Ho aggiunto questa istruzione di percorso temporaneo da inserire qui dentro in modo che si possa cambiare più velocemente nel caso qualcuno volesse modificarsi il programma. Qui setta due variabili, qui crea gli array per il forecast. Qui ottiene l'air pollution del today. Qui scrive il today nel file. Setta i giorni precedenti e i giorni successivi, che come c'è scritto, vedete qui, basati sulla variabile count, che è questa. Il massimo sono meno 5 giorni da oggi, cioè i 5 giorni precedenti, e più 5 giorni da oggi, cioè vedete i prossimi 5 giorni. Infatti qui c'è la N finale che sta per next e qui c'è la P finale che sta per previous. Se voi volete i 3 e i 3, scrivete meno 3 e 3. Qui infatti vedete, qui seleziona i giorni precedenti e qui i prossimi giorni. Qui prende i dati per il forecast. Qui scrive i dati dei giorni precedenti. Qui scrive i dati dei prossimi giorni. E qui scrive tutto il forecast pulito in un altro file. Poi qui inizia a scrivere le istruzioni per il Conky. Qui vedete c'è un'istruzione per il
la linea che separa, questa è la intestazione, questa qui è la parte finale del conchi, questa è il today, la sezione del today del conchi, qui inizia la sezione dei giorni precedenti, le istruzioni, vedete, e qui poi inizia le istruzioni per i prossimi giorni. Qui scrive i dati, le istruzioni generali del conchi, qui scrive le istruzioni del today, qui scrive le istruzioni per i giorni precedenti e qui scrive i giorni prossimi. Quindi andiamo a vedere cosa ottenete. Ecco, lo vedete a video, ottenete questo conchi qui. Qui c'è l'intestazione, vedete in alto, air pollution by open weather, l'AQI, che sarebbe l'AQI, l'index da 1 che è buono fino a 5 che è molto povero, e qui ci sono tutti i dati, il CO, l'NO, l'NO2, l'O3, l'SO2, il PM2.5, il PM10 e l'NH3. Ok, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Il giorno del today sarà evidenziato in grassetto. Ovviamente se voi non volete, se voi volete più o meno giorni, regolate all'interno del conchi principale i giorni che volete. Vi faccio vedere anche il mio, eccolo qui, lo vedete a video. Vedete, io ho cancellato i giorni precedenti perché non mi interessano. Il giorno today lo vedete qui in grassetto, 18 giugno, con tutti i dati compilati, e poi ci sono i prossimi 4 giorni. 4 giorni invece di 5, perché il 5, siccome sono basati si basano sull'ora, il quinto giorno, ore 7, non ci arriva a prenderlo, quindi arriva fino al massimo al quarto giorno alle ore 7. Probabilmente il quinto giorno prenderà fino alle 2, alle 3 del mattino, quindi non arriva alle 7 a mostrarvelo. Se volete anche quel giorno, non fate altro che aggiungerlo nel conchi principale come riga. I dati comunque li prende tutti e li avete. Ecco, questo per oggi è tutto. E quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.